Qualche giorno fa era stata la nostra trasmissione SOS Arezzo TV a sollevare la questione delle baby gang che agirebbero in città con vere e proprie aggressioni di cui sarebbero state vittime giovani ragazzi aretini. Ora l'allarme viene lanciato anche dai consiglieri Macri e Carlettini di Fratelli d'Italia. Mi sembrava giusto portare, come dire, accendere un riflettore in senso formale in Consiglio Comunale su questo fenomeno che sta diventando sempre più preoccupante, che se ne parla un po' sotto traccia e che sicuramente è a conoscenza delle forze dell'ordine. Sono soddisfatto della risposta dell'assessore che ci ha confermato delle segnalazioni avute anche in comune e che ne parleranno, sarà affrontata la questione appunto nel prossimo comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il fenomeno è davvero problematico perché va a in qualche modo a minacciare la tranquillità sociale dei nostri adolescenti, c'è molto timore, molta paura, queste bande sono organizzate, a volte dicono armate e compiono continui atti di bullismo violento, aggressioni, furti e la cosa non può più, come dire, essere sostenibile. I nostri ragazzi devono poter essere tranquilli e anche i loro genitori. Il fenomeno va immediatamente stroncato anche perché è di difficile risoluzione, perché abbiamo a che fare con minori e non è così semplice attivarsi con le procedure normalmente adoperate per gli adulti, quindi per legge maggiormente responsabili dal punto di vista penale.